Meraviglie, buonasera. Buonasera, meravigliose creature. Oggi abbiamo anticipato. C'è un buon motivo perché dopo alle 19 sono ospite del caro amico Fabio sul canale YouTube Border Nights. Ciao Mariella, stasera vodka? Ci vuole ogni tanto un po' di vodka, ci vuole un po' di spirito, eh? Ciao Elisa, buonasera, ciao Stella, ed ecco il grande rocker Mauro. Daniele, wow, che bellezza, un abbraccione. Ciao Paola. Aspettiamo proprio qualche minutino prima di continuare il nostro bel discorso su quello che potrebbe succedere, diciamo, manifestarsi, o ancora meglio, sapere quali sono le influenze a livello collettivo per il 2024. Così, da una parte ci dà così la voglia di sondare informazioni, linguaggi profondi, esoterici, dall'altra ci dà anche l'opportunità di tenersi pronti, no? Ecco. Arrivare preparati ad un certo appuntamento, che nel momento in cui sta per arrivare l'estate, no? Allora si va, diciamo, chi fa l'orto va a comprare le piantine oppure ha già la piantina pronta da poter piantare nel proprio orto. E di solito sono piantine che hanno a che fare con le zucchine, i pomodori, no? Per fare un paio di esempi, perché l'estate arriva e con il caldo, con il tanto sole, la tanta luce, è giusto piantare, diciamo, i pomodori, le zucchine, le melanzane, i peperoni, perché l'influenza stagionale aiuta i frutti della terra a nascere. Ma questo funziona anche per quanto riguarda ogni individuo e il collettivo. Perciò sapere come individuo che sta per arrivare una certa stagione, che il mio corpo, i miei corpi stanno per passare un certo tipo di stagione che non è per forza uguale a quello che passa il collettivo nelle quattro stagioni abituali, ci aiuta tantissimo, soprattutto a livello individuale. Ognuno di noi ha dei numeri che vengono stimolati e influenzati al di là della stagione che c'è in atto per tutti quanti, perché lavorano nelle profondità. E allora questo aiuta tantissimo innanzitutto anche per portare avanti e quagliare i propri progetti. Dai, vediamo chi si è collegato intanto. Lacri, ciao Lacri! Pochi abbiamo la Giuliana Andronico, ciao, meravigliosa. Dai, commentate che almeno vi saluto prima di cominciare definitivamente. Ciao Piera. Siamo quasi alla fine, siamo alla fine di questo anno, mancano poche ore praticamente. E allora è il momento di tirare un po' le conclusioni, che anno è stato per te? Che anno è stato per te? Non soffermarti sempre e comunque sulle cose poco belle, no? Meno belle. Soffermati anche sulle cose che sono arrivate.
le cose arrivano e le cose vanno, è una cosa normale, è una situazione normale all'interno di questo vaso alchemico dove noi stiamo vivendo la nostra vita, che è un miracolo. Ciao Patrizia Tazzis, ciao Stefania Tranquilli. Dai, anche la Monica Colombo, ciao Nicoletta Fanzini, Antonella, la Lorena Vezzoni, ciao Luce, Alberto, grandissimo Alberto, Antonella. Ciao, ciao, buonasera. Bene, cominciamo. Cominciamo. Allora, voglio cominciare con una frase che mi è stata, una domanda, diciamo più che altro, che mi è stata fatta durante una delle ultime consulenze numerologiche. Una persona mi ha chiesto, io devo, voglio sapere la mia missione perché ho saputo che se una persona non sa la sua missione, muore. Scusate, è bellissima sta cosa, anche se magari è un po' tragica per chi lo crede veramente, ma è bellissima, no? Anche perché da un certo punto di vista c'è un fondo di verità, un piccolo fondo di verità. Pian piano si muore, no? Se non sappiamo la missione che abbiamo in questa vita, che ci stiamo a fare qui, che siamo venuti a fare qui. Allora, rispondere a questa domanda è tanta roba, nel senso che wow. E in effetti, se non si sa la propria missione, magari si muore non come si intende, no? Si muore giorno giorno, proprio con questo pensiero poco bello all'interno di se stessi. Però ci viene in aiuto la numerologia. La numerologia, almeno quella che io uso, è il sistema del Chi delle 9 stelle, che trae le sue basi e fondamenta dalla medicina tradizionale cinese, da quell'alchimia orientale dove per 5.000 anni quelle persone o quei personaggi hanno osservato molto bene il cielo e la terra e il cielo, e l'essere umano tra il cielo e la terra soprattutto. E questa numerologia ci dà in qualche maniera, no, delle possibili soluzioni e risposte a queste domande. Perché sapendo che, come già detto nei video dei giorni scorsi, in questi aperitivi solari, insomma, che dove ci ritroviamo per poter parlare di numeri e di quello che troveremo il prossimo anno 2024, in questa numerologia, in questi numeri abbiamo detto, no, c'è la situazione dove una persona, nel momento in cui nasce, nel momento in cui viene la luce proprio, c'è questa finissima materia che viene chiamata anima che si catapulta e si immerge all'interno del corpo e porta con sé alcune informazioni. Innanzitutto si parte dal presupposto che ognuno di noi, e questo lo ripeterò sempre, ha tutti i numeri al proprio interno e li manifesta tutti i numeri, così come manifesta tutti i colori al proprio interno. Però ci sono caratteristiche che sono ben visibili poi nelle persone, nelle personalità, sia come le persone si manifestano, come emergono, come vengono viste, come veniamo visti dagli altri, sia il nostro corpo emozionale che è molto importante e sia anche quell'informazione che arriva dalle basi, le fondamenta che reggono il nostro corpo come se fosse un edificio, ecco lì in queste tre posizioni ci sono tre numeri molto importanti che vanno a identificare un po' e a dare dei dettagli, no? Per poter in qualche maniera arrivare a comprendere quali possono essere i propri talenti e quali possono essere le proprie missioni, dato che, come abbiamo detto, questi numeri dall'1 al 9, ogni numero fa riferimento ad una trasformazione dell'energia, questa energia che circola perpetuamente all'interno di questo cerchio, bene, nella sua trasformazione in questi cinque luoghi che vengono chiamati elementi o cinque trasformazioni,
mutazione dell'energia, bene, questi numeri hanno un ruolo. Sono dei numeri che sono primaverili, come abbiamo detto, allora quei numeri lì hanno un ruolo, hanno un compito e hanno una missione. Come la primavera arriva e ha la missione di tirar su, no? Il bandone della luce, così come ha la missione di tirar su il germoglio o comunque tirar fuori dalla terra il seme, quella è una missione ben precisa. E la primavera si trova bene in questa missione, ha il suo compito e ogni volta arriva e si manifesta in questa maniera. Ugualmente, persone che sono all'interno della propria numerologia, che si estrae attraverso dei calcoli dalla data di nascita, bene, queste persone hanno delle caratteristiche, hanno delle missioni, dei compiti che la natura gli ha affidato all'interno di questo crogiuolo per portare avanti, no? Ciò che la natura gli ha affidato. All'interno di queste cinque trasformazioni, come già detto la volta scorsa, ieri mi sembra, l'esistenza che conosciamo, tutto ciò che conosciamo si divide in cinque. Perciò ogni posto, ogni luogo dove l'energia si trasforma contiene in sé una miriade di cose. Così come all'interno della personalità. Quel tipo di personalità, se primaverile, per esempio, contiene a disposizione una miriade di cose che la persona arrivata ad una certa età, si rende conto poi, confrontandosi con i numeri, se ciò che è stato fino in quel momento corrisponde o meno. In molte consulenze le persone rimangono sempre a bocca aperta. Ma io non faccio le consulenze per far rimanere le persone a bocca aperta, faccio le consulenze per arrivare sempre ad una soluzione se c'è qualche problema, o se no per far rimanere le persone a bocca aperta, perché a bocca aperta ci rimane più che altro la parte superficiale di noi, cioè quella parte che non riesce a credere a ciò che non vede. Allora quando gli si porta di fronte questa grande verità, cioè ciò che siamo stati fino ad allora, ce lo dicono i numeri, ecco che si crea fiducia in un certo sistema. Si crea fiducia e allora si comincia a comprendere qual è il nostro talento. Se io sono una persona che ha a che fare con numeri primaverili, ad esempio con il numero 3 o il numero 4, se ho un 3 all'interno della mia numerologia, sono una persona molto attiva. Così come è attiva la primavera, così come è attiva la mattina, soprattutto la prima mattina, la prima primavera, cioè ciò che inizia. Perciò ci sono determinati talenti, ma anche missioni all'interno della numerologia. Perciò se hai in qualche maniera quella paura, no, di morire senza sapere qual è la tua missione, diciamo. Contatta i numeri. E la missione, io lo voglio dire perché poi ultimamente c'è questa rincorsa alla missione intesa come qualcosa da dover fare diversamente da quello che si sta facendo. La missione vera e propria è innanzitutto riuscire a fare bene quello che si sta facendo in quel momento lì, proprio perché soltanto riuscendo a far bene quello che si sta facendo arriva realmente ciò che vogliamo dal profondo e ciò che è comunque scritto in un destino interiore. Perciò ecco, la missione non vuol dire stravolgere la vita e fare tutt'altro, ma comunque, anche se dovesse essere questo, si parte dal presupposto che si fa bene ciò che si sta facendo, quello che si sta facendo, qualsiasi cosa si stia facendo. Anche se una persona è a casa senza fare niente, c'è un modo di far bene il niente. C'è il modo per far bene il niente. Si sta in riposo, si sta senza fare nulla, bene, sono consapevole di
di non star facendo niente e lo faccio nel migliore dei modi. Bene, ma torniamo al 2024. C'è un aspetto molto importante da sottolineare e ce ne saranno ancora altri molto importanti, sia stasera, perciò seguite fino alla fine, e sia anche domani quando vedo un po' se concludere oppure concludere il 31, ma il 31 a quest'ora le persone sono lì a fare il cenone, perciò mi sa che concludo domani. Però insomma, un aspetto molto importante di quello che succederà nel 2024. Abbiamo parlato del 2024 come un anno influenzato, allora, da un certo punto di vista, per l'astrologia cinese, sulla quale anche si basa questo sistema che io uso. Dal 10 febbraio arriva il dragone verde, arriva proprio l'anno caratterizzato proprio dall'elemento legno, dall'elemento albero, dall'elemento che governa la mattina e la primavera, che governa i nuovi inizi. Perciò sarà un anno che a livello collettivo darà dei nuovi inizi. Siccome, come già vi ho detto, all'interno del numero 3, che è la parte maschile dell'elemento primaverile, noi ora, in questo momento, stiamo ancora vivendo la parte femminile con il numero 4 dell'elemento primaverile, per il 2024, dal 10 febbraio, diciamo quando cambia l'energia, si trasforma e con la seconda luna nuova, ecco che arriva insieme al 3 arriva il colore verde. Il colore verde è il green, c'è poco da fare, no? Abbiamo già detto, abbiamo già parlato che nel 2024 questi nuovi inizi che hanno paventato in qualche maniera già quest'anno o negli anni precedenti, ma quest'anno ancora di più perché gli anni precedenti eravamo concentrati sulla pandemia, eravamo concentrati poi sulla guerra, anche ora c'è una guerra certamente, però quest'anno si è trovato subito, immediatamente da febbraio, la possibilità di parlare di green, le case green, le macchine elettriche, sul riscaldamento globale, l'oscuramento del sole di Guglielmo Cancelli, in arte detto Bill Gates. Perciò il green c'è stato, le farine di grillo, l'alimentazione è un aspetto estremamente importante. Bene, tutti questi argomenti che sono stati iniziati nel 2023, nel 2024 subiranno un inizio un pochino più forte, più potente, più solido. Arriva la parte maschile a decidere e si percepisce proprio astrologicamente parlando, numerologicamente parlando e anche da chi decide dall'alto per tutti quanti che c'è una svolta, si aspetta una svolta. Come c'è stata la svolta, e parlando di tre, si parla anche di tecnologia, si parla di informazione, di informatica, la svolta c'è stata anche con l'intelligenza artificiale. Già in questo anno ci è arrivata sottofondo però, ecco, se una persona non ha internet, cosa impossibile, ma mettiamo caso che una persona non ha internet, non può entrare all'interno della rete, diciamo che dell'intelligenza artificiale non ne avrebbe sentito parlare mai, no? Proprio perché a livello nazionale ciò che circola ancora è l'intelligenza artificiale vista come quel robot che ancora è, prima che ci riprendi sto robot e ancora siamo lontani. No, ancora sta cosa non è passata. Mentre chi è all'interno e segue un po' le dinamiche, soprattutto ultimamente, della nascita, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha ben chiaro di cosa, noi abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte un cambiamento epocale. Che non è un cambiamento epocale come quando arrivò l'energia nucleare, no, è un cambiamento epocale come quando arrivò proprio la luce, la lampadina, che da lì in poi le persone, la società ha potuto cambiare in una maniera drastica il suo modo di essere. Ugualmente l'intelligenza artificiale avrà questo impatto.
avrà questo impatto. E il 2024 è uno di quegli anni che hanno a che fare proprio precisamente con dei numeri che governano questo aspetto. Siamo nel green, siamo anche nella salute, intesa come verde. Vi ricordate, ora magari meno, rifanno gli ospedali, il verde lo usano, sì, ma utilizzano anche altri colori, ma prima gli ospedali erano tutti verdi, i camici erano tutti verdi, proprio perché il verde dà questa sensazione di rilassamento, no? Il rilassamento che trovi nel verde, nella natura, quando vai a fare una passeggiata nel bosco o in campagna. E quel verde lì ti rilassa. E allora il verde è stato anche comunque correlato alla salute, correlato alla guarigione. E se mettiamo insieme intelligenza artificiale e salute e ricerca, cosa che è la ricerca fa parte proprio anche del numero 3, bene, vengono fuori combinazioni incredibili, allucinanti. Non è la prima volta che abbiamo sentito parlare dell'intelligenza artificiale utilizzata all'interno della medicina, proprio per andare a innovare completamente un aspetto che è estremamente importante nella società, che è estremamente importante un po' per tutti. Perciò ricerca, salute e intelligenza artificiale daranno modo di tirar fuori nuovi paradigmi che fino ad ora avevamo lasciato soltanto nei libri di fantascienza. Ancora la nostra mente, soprattutto noi boomer che veniamo da un mondo senza internet, noi ancora difficilmente riusciamo a elaborare un futuro così talmente diverso come lo sarà. Chi nasce ora, chi è un ragazzo, chi è adolescente, è già nell'ottica. Non sarà un trauma per lui o per loro, per i ragazzi. Il trauma sarà per noi. Incredibile, perciò ecco, il green, la salute, la ricerca, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, sono tutti aspetti che il 2024 darà modo di poter portare all'interno della società, all'interno della società. E poi c'è questo dragone verde che, voglio dire, abbiamo già parlato del dragone verde che porta abbondanza, che porta rinascita, risveglio. Situazioni che hanno a che fare anche con proprio la mattina. Io vi esorto sempre a mettere insieme un evento con un periodo o una stagione o un periodo del giorno. Ci sono eventi che sono serali, eventi che sono mattutini. Perciò il 2024 arriverà e darà stimolo alla società, degli stimoli per scelte coraggiose. Se quest'anno c'è stata qualche situazione in cui paventano o hanno paventato dei cambiamenti drastici, il prossimo anno gliene daranno secche, come si dice qui in Toscana, gliene daranno secche, cioè nel senso metteranno il piede sull'acceleratore proprio su questi argomenti. E l'agricoltura, il cibo, l'agricoltura, che ha a che fare sempre con la terra, che ha a che fare con il verde, che ha a che fare con la verdura, il verde, il frutto. Anche l'agricoltura e l'alimentazione avranno una forte innovazione per il prossimo anno, dal prossimo anno in poi. Sia a livello individuale, perciò ognuno di noi deve essere in qualche maniera portato a riguardare eventualmente un'alimentazione che non può andare bene, che blocca, no? Il flusso dell'energia, il flusso del sangue, il flusso di quella circolazione che sotto forma di materia è sangue, ma sotto forma di energia è luce, è prana, è chi, eh? Quello è molto importante. Ma anche a livello collettivo il cibo comincerà a essere un argomento
che verrà portato in manifestazione proprio per apportare cambiamenti sostanziali all'interno soprattutto di quella che è la società occidentale, che finora si è cibata un po' di tutto e di più. L'industrializzazione verrà sempre di più informatizzata, anche l'intelligenza artificiale entrerà all'interno delle case stesse delle persone, l'intelligenza artificiale che ti dirà cosa mangiare e te lo dirà anche bene. Oh, ma che mi fido io di un'intelligenza artificiale? Ti puoi fidare molto più di un'intelligenza artificiale di alcuni nutrizionisti o di alcuni dottori. Cioè, rendiamoci conto, chi ha già testato l'intelligenza artificiale mi può dare ragione anche a denti stretti da un certo punto di vista. Ma la cosa importante, una delle cose più importanti che arriveranno nel 2024, qual è? È a livello sociale, è a livello politico. È a livello politico. Perché nel 2024 saranno chiamate a votare 2 miliardi di persone nel mondo. È un record, non è mai esistito un anno dove tante persone sono state chiamate al voto come il 2024, come sarà il 2024. 2 miliardi di persone. Si voterà anche in Europa, il Parlamento europeo, si voterà negli Stati Uniti, si vota in India, in Indonesia, in Russia, vabbè, laddove in qualche maniera, cioè, si può votare, ma sappiamo benissimo, no, che gli esiti sono ormai quasi sicuri, come in Russia, in Bangladesh, questi posti dove la democrazia è un po' quella che è. Però, insomma, il mondo è chiamato al voto, il mondo è chiamato ad esprimersi, le persone sono chiamate ad esprimersi e sono chiamate ad esprimersi in un anno che, come vi ho detto, governa il fegato e l'emozione della collera. C'è rabbia, c'è una situazione di rabbia laddove che magari può essere magari messa all'interno del proprio voto. La tendenza è un po' quella, no? Di voler in qualche maniera prendere una nuova strada, una nuova via di tutta quella politica che ci ha governato fino ad ora. E si vede anche nello spostamento dell'asse da sinistra a destra, da centro-sinistra a destra nei vari stati, sia quelli occidentali, soprattutto quelli occidentali. E forse questo sarà ancora più marcato? Certamente è che 2 miliardi di persone, soprattutto in grandi stati, che se dovesse prendere una piega questo voto completamente inaspettato, il cambiamento sarebbe veramente incredibile. Si potrebbe parlare anche di rivoluzione, anche se molti di noi credono che la politica non riuscirà mai a fare quello che ognuno di noi singolarmente spera. Però c'è una possibilità del genere. Stati Uniti a novembre, Europa, ma poi tantissimi altri stati all'interno dell'Europa, l'India, la Russia, il Messico. Poi all'interno dell'Europa c'è il Portogallo, l'Austria, la Finlandia, il Belgio, insomma sono tante situazioni, ma anche a giro per il mondo ne salto alcuni perché mi sembra siano 50-60 stati chiamati al voto, potrebbero realmente dare l'opportunità alle persone di poter cambiare. Lo so che in pochi ci credono, però c'è questa opportunità ed è un'opportunità che arriva proprio all'interno di un anno che parla di rinascita, che parla di innovazione, che cambia di cambiamenti di strutture di potere. Cambiamenti di strutture di potere. Io mi occupo leggermente poco così in confronto alla numerologia, anche di astrologia, proprio perché si è curiosi un po' in tutto. Io so che il prossimo anno Plutone in Acquario darà queste situazioni, no? Cioè, l'acquario già di per sé è tecnologia, è anche
l'acquario ha voglia di rompere le regole obsolete. Ma Plutone, essendo un pianeta lontano, dà un'influenza al collettivo per generazione. Perciò Plutone è proprio il motore di nuove tendenze collettive e questo si sposa molto bene con il numero 3 che andrà a governare nel 2024. Perciò siamo di fronte a un periodo di rinnovamento, no? Delle dinamiche anche sociali. Da un certo punto di vista la politica, ma dall'altro anche una struttura di mercato che ha creato colossi che hanno maggiore influenza della politica e questi colossi tendono a voler cambiare, innovare, avere nuovi inizi proprio attraverso quella che è l'intelligenza artificiale. Perciò da una parte abbiamo la politica ancora obsoleta, ancora vecchia, che da un certo punto di vista può piacere in confronto a quella novità che ci rende assolutamente tanti pro ma anche tanti contro, perché l'intelligenza artificiale entrerà all'interno proprio della struttura della società e lì si rischia tantissimo sulla privacy soprattutto, ma anche sulla una forma di controllo che può essere messa in pratica dagli stati stessi. Allora la democrazia deve subire questo passaggio, che potrebbe essere anche un passaggio forte, ci potrebbe essere anche un terremoto in alcune democrazie, come abbiamo visto la pandemia ha offuscato, ha annebbiato determinate democrazie che sembravano essere molto solide. E allora c'è questo passaggio che è delicato, molto delicato, e arriva in un anno importante. Il dragone verde ci dà ottimismo, ci parla di ottimismo, ci parla di abbondanza, ci parla di cambiamento, ma anche di rinascita, di risveglio. Certo è che andando a vedere un po' quello che la società sta passando, cioè andando a allargare la nostra visione a cicli molto più grandi, e quando parliamo di cicli molto più grandi parliamo di cicli che di 9 per quanto riguarda le nove stelle, di 9 per 9, perciò 81 anni, cioè influenze, come dicevo prima, per pianeti lontani che hanno influenze sul collettivo, ugualmente i grandi cicli hanno influenze sul collettivo per generazioni. Io ho già fatto tanti video a riguardo, mi ripeterò, scusatemi, su YouTube, sul canale YouTube ne trovate tantissimi di questi video che ho fatto, e questo 9x9 è un ciclo che governa la società e governa la società con un numero ben preciso, no? 81 anni governati da un'estate, da un elemento fuoco, dal numero 9, dove tutte le cose vanno molto veloci, dove le cose vanno in superficie, perché parliamo dello zenith, parliamo del mezzogiorno, parliamo della parte della trasformazione dell'energia più superficiale, che sta in alto. È per quello che negli ultimi anni soprattutto la religione, la spiritualità è stata sorpassata dalla scienza. Vedete questa superficialità che si esprime nella società che noi viviamo. Allora questa superficialità la società sta cercando di trasformarla, no? Piuttosto che andare indietro, come molti vorrebbero, perciò tornare a zappare la terra, la società vuole evolversi. E ne ha tutto il diritto, perché poi alla fine l'evoluzione non la puoi fermare, ma vuole evolversi ancora più velocemente possibile, se possibile ancora di più. Gli 81 anni sono cominciati negli anni 50 e finiranno tra una decina d'anni, e già negli anni 50 in poi abbiamo visto una società che si è velocizzata in una maniera incredibile, proprio perché governata, influenzata a volute superiori
da questo elemento del fuoco, dove la fiamma è guizzante, dove le cose vanno molto veloci, non riesci a prevedere una fiamma dove vira, no? La punta della fiamma dove vira. Ecco, così ugualmente sono questi 81 anni che finiranno nel 2036, perciò manca poco. E la società deve cambiare, perché quella che è stata fino ad ora, una società improntata sulla materia, improntata sulla superficialità, improntata su quella parte, diciamo, che non dà profondità alle persone, anzi, nelle persone crea ancora più depressione perché si ha paura della morte, si ha paura della malattia. Allora la malattia e la morte vengono viste come qualcosa da scansare assolutamente quando fanno parte normalmente dell'alambicco, del crogiolo, della pentola, del vaso che stiamo abitando, questa dimensione duale. Allora l'essere umano che si affaccia già dal prossimo anno, ma già in questi tempi qua, già dal prossimo anno all'interno di un cambiamento, di un'innovazione, di nuovi inizi, di una società che deve per forza essere cambiata perché ci sono pericoli veri o meno veri imminenti. Pericoli veri o meno veri mi riferisco a surriscaldamento globale, no? C'è questa diatriba. È colpa dell'uomo, non è colpa dell'uomo. Io già con la numerologia, vedendo che da 81 anni siamo all'interno di un 9, di un'estate, è logico che le temperature salgono, no? Anno dopo anno c'è una situazione dove le temperature salgono come succede in estate. Facciamo conto che ora siamo all'incirca a metà luglio, fine luglio. Può darsi che salgano ancora. Può essere un pericolo? Certo che può essere un pericolo. Voglio dire, salgono le temperature, si sciolgono i ghiacciai, sale l'acqua, l'acqua salata diventa dolce, tanti problemi, ma tantissimi. Però voglio dire, il problema c'è se c'è, ma non per forza deve essere addossato all'uomo, all'essere umano, o anche uomo come è di moda ora con il patriarcato andare a dargli le secche. Cioè, stiamo in una situazione dove in questo grande ciclo di 81 anni siamo all'interno di un'estate, cioè tutto va molto veloce, anche l'intelligenza artificiale, ma veramente, nel giro di pochi mesi cambierà tutto, nel giro di pochi anni cambierà tutto, ognuno di noi avrà al proprio interno in casa, tra virgolette, ognuno di noi, Ma poi, ora, apro parentesi, la chiudo subito, no? Tutte quelle persone che non volevano mettere WhatsApp, perché io no, WhatsApp non la metto, WhatsApp poi resistono fino a un certo punto e poi WhatsApp lo devono mettere perché praticamente se no non riescono a parlare con nessuno, a parte alcune eccezioni, ok? A cui va i miei complimenti per la coerenza e tutto quanto, ma insomma, nella maggior parte dei casi si cerca di resistere, no? Ah no, no, io lo smartphone non lo prendo, tengo il Nokia, non importa per me andare lì perché sennò mi ci perderei. Poi alla fine l'essere umano, il collettivo, ti porta, no? A cambiare. E da un certo punto di vista ognuno è libero di comportarsi come gli pare e piace, no? Chi vuole resistere, chi vuole arrendersi subito, chi vuole fare il cambiamento in maniera consapevole. Perciò le cose arrivano, e sarà molto difficile per noi, in qualche maniera, non trovare, devo proprio valutare bene le parole qua, sarà difficile non trovare delle buone giustificazioni per non avere a che fare con un'intelligenza artificiale, soprattutto quando la società sarà basata su questo, le aziende saranno basate su questo, i mestieri dovranno subire un cambiamento allucinante. È difficile non averci a che fare. O fai l'eremita e te ne vai in montagna,
cosa che è sempre possibile fare, è sempre stato possibile fare, spero che sia sempre possibile fare in futuro, o se no la società dobbiamo aspettarci che cambi. E il 2024 cambierà, e molto. Ci saranno situazioni, ma guarda, proprio a febbraio, stiamo con le antenne drizzate in quel periodo lì, soprattutto il 10 febbraio. Mi dà occasione questo di ripetere e di ricordare alle persone che sono delle Marche o anche delle regioni accanto, se hanno voglia di venire, proprio il 10 febbraio, quando i cinesi festeggeranno il loro Capodanno, noi in qualche maniera festeggeremo insieme il cambio dell'energia, parleremo di numerologia e faremo anche delle valutazioni non soltanto collettive ma anche individuali. Perciò il 10 febbraio ad Ancona, mi raccomando, eh. Chi può è un giorno non lavorativo, stiamo insieme un pomeriggio, ci abbracciamo, stiamo insieme, facciamo due chiacchiere, facciamo parlare numeri e quant'altro. Per quello che, insomma, 2024 si presenta con il nuovo inizio, con innovazioni, trasformazioni nella società, che danno comunque già una parvenza di quello che saranno i prossimi anni. I prossimi anni saranno proprio una grande trasformazione, anche perché se nel 2036, perciò tra 13 anni, oramai 12 anni, se nel 2036 noi entreremo all'interno di un cambiamento a volute più grandi, perciò passeremo dal 9 dell'elemento fuoco ad un 8 dell'elemento terra, e l'8 è un elemento trasformatore, trasformatore. Bene, nel giro di pochi anni la società vorrà cambiare, e allora la società, siccome vive all'interno di una dimensione duale, c'è chi vorrà cambiare in una certa maniera e c'è chi vorrà cambiare in un'altra. C'è chi è il progressista che vorrà sempre evolvere, andare verso, diciamo, l'esploit dell'evoluzione dell'essere umano, e c'è chi, magari quello un pochino più conservatore, che cercherà, no, di frenare l'evoluzione, anche perché poi alla fine la puoi soltanto frenare, a meno che non venga proprio una di quelle catastrofi come asteroidi o guerre nucleari o quant'altro che danno fine all'evoluzione e ci fa ripartire da un certo punto in poi. Tutto ci sta in questo mondo, tutto ci sta in questo mondo, è così. Io questi ultimi 10 minuti, ci siete? Fatemi vedere se ci siete, mandate dei cuori, se state apprezzando, ditelo, magari puoi anche scrivere Eddie. Ma che caspita dici? Ma sei di fuori? Esprimetevi, e mi raccomando, se potete condividete questi video, perché mi sembra che siano delle informazioni utili, utili. Non è che sono qui a venderti la tazza di forza. Amore, coraggio e volontà, che questa me l'ha regalata la meravigliosa Paola Carosso, anche se potrebbe essere una cosa bella. Sì, sono qui a venderti anche il libro, magari una consulenza e quant'altro, ma non sono qui a venderti un maglione, cioè, non sto facendo l'influencer per venderti la catenella che non c'entra niente con quello di cui noi abbiamo bisogno in questo momento. Ci supportiamo, è un periodo fantastico questo, bellissimo. Il social, l'internet, la comunicazione, anche se veloce, ma ci ha fatto incontrare, ci fa parlare, ci fa anche incontrare in presenza. Io quante persone ho incontrato in presenza per merito di questo aggeggio che abbiamo di fronte. Per quello sì, dai, forza. Ringraziamo sempre e comunque, le cose belle, le cose meno belle ci saranno sempre. Noi però, come abbiamo detto, vogliamo uscire fuori dal labirinto e ne usciamo da dove siamo entrati, non c'è altro modo. Voglio cominciare già stasera a farvi vedere, sempre parlando di numeri, e non riuscirò stasera a far vedere tutte quante
opere, ma le opere che ci sono all'interno di questo libro che ho voluto mettere su proprio per rendere facile la consultazione di questo grande e bellissimo sistema. E ho voluto mettere proprio interno, proprio in quel periodo lì, chiesi alle persone con cui ci siamo incontrati in questi anni pandemici, artisti più che altro, di tirar su un'opera pittorica per quanto riguarda le immagini, che riguardano più che altro anche la numerologia della persona, dell'artista che l'ha fatto. A proposito di arte, artista, l'artista è proprio il 3, il 4, la primavera è arte, è una certa arte, molti musicisti, compositori, attori, tutto ciò che ha a che fare con pittori sono 3 o 4. E anche lo sport, il movimento, come fai a tenere fermo una primavera? Come fai a tenere fermo un 3 o un 4? Il 4 non lo tieni fermo che parla tantissimo, il 3 non lo tieni fermo, ma anche il 4 perché si muove continuamente, ha sempre voglia di fare qualcosa, si muove, è in azione. Il 4 più mentale, oh mamma mia, quanta confusione, quell'energia che il 3 butta fuori nello sport e nell'arte, il 4 a volte accumula all'interno del mentale, perciò, oh mamma mia, tanto vento. Perciò siamo all'interno di una situazione dove proprio i numeri ci parlano di noi e noi parliamo di numeri. E ho voluto mettere insieme alcune opere. Comincio proprio da quelle che sono. State con me, perché è una cosa molto bellina questa qui. Quelle che sono la famiglia dei 9 numeri, ecco qui, bellissimi questi personaggi, favolosi, ve l'ho fatto vedere anche ieri. La famiglia dei 9 numeri, i numeri si distribuiscono all'interno di un quadrato magico di 9 caselle, i numeri si muovono poi all'interno delle caselle, però ogni numero rappresenta un personaggio della famiglia ed è molto importante perché questo ci dà modo anche di vedere le proprie personalità come tendono a comportarsi, al di là del ruolo che abbiamo in famiglia, quello vero, al di là di quello. Perciò qui voglio ringraziare veramente la mia cognatina favolosa, la Paola Alfani, che è veramente bravissima lei a fare queste cose. Gliel'ho chiesto e mi è piaciuto molto avere la sua bella energia, la sua arte e il suo essere così una bella persona all'interno del libro. Poi, che cosa abbiamo qui? Abbiamo innanzitutto, va bene, la copertina che, come vi ho già detto, che è stata fatta da Samira. Qui nel capitolo lasciamo parlare i numeri. Abbiamo, vedi, la copertina, bellissimo, è un mandala. Samira è una bravissima grafica, ma anche una persona estremamente profonda, appassionata anche di Chi delle 9 Stelle, una studente modello, ha creato e lei lavora anche con i mandala, fa dei lavori incredibili già all'interno del nostro percorso di alchimia, che ricomincerà, come già ben sapete, a gennaio. Ci ha dato da fare dei mandala per l'opera al nero, la Nigredo. Mamma mia, che bellezza, no? Vi ricordate quanti mandala favolosi che metterò insieme poi? E lei ha fatto la copertina di tutto quanto. Io voglio iniziare proprio da quello che al contrario, in questo caso, ma l'opera di Simona Ricci. Lo voglio al contrario perché la Simona Ricci me l'aveva data in questa maniera, per mettermi il 4 a sinistra e il 3 a destra, ma io poi l'ho messo in questa maniera, però ha creato una carta meravigliosa, favolosa. Già qui si vede la sua mano e il suo tratto, no? Lei è una grafica meravigliosa, fantastica, ma è anche una disegnatrice con i fiocchi. Cercatela su internet, su Facebook, Simona Ricci. Eventualmente Simona, se sei collegata o quando ti collegherai, metterai anche il tuo indirizzo, no? Lei costruisce anche dei foulard incredibili, bellissimi. Come vedete qui ha fatto il 4, una carta con il 3 e con il 4,
che rappresenta proprio da una parte il 3 come guerriero, no? Il tuono, vedete? Guerriero inteso anche come re e regina, la dualità che governa ogni elemento, c'è la parte maschile e la parte femminile in ogni elemento, no? E lei l'ha voluto raffigurare così, il 3 con il tuono, ma anche con la rinascita, la primavera, bellissima, no? E poi il 4 con la canna di bambù, che è una immagine del numero 4, canna di bambù che è vuota all'interno, ma che si lascia trasportare dal vento, e il vento è un'altra parola chiave del 4, no? Che abbiamo attraversato quest'anno. Infatti, il 2023 è stato un anno ventoso, potete in qualche maniera confermarmelo. E ha creato questa opera che io, quando l'ho vista, veramente manca poco, svenivo, perché tutte le opere sono belle, assolutamente, ma questa mi ha stupito perché mi ha colpito anche per l'idea, no? L'idea talmente bella. E poi accanto ad ogni elemento, 3 e 4 che rappresentano la primavera, ecco che ho chiesto anche dei poeti di scrivermi delle poesie. Qui abbiamo Anna Gatto che ha lasciato la sua impronta poetica. Che bellezza, che bellezza. Ecco che qui abbiamo, come uno sfoglia il libro e entra nel 3, no? Nell'elemento albero. Il 3 già ci dice, come abbiamo detto, guerriero, germoglio, tuono, risveglio, il figlio maggiore, io accolgo volentieri il cambiamento, è pieno di occasioni speciali. È proprio di quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, per il 2024. Nuovi inizi, nuove situazioni che vengono a manifestarsi. E poi ci sono i vari numeri che si manifestano in varie posizioni, poi avrò modo di parlarvene. E dopo la primavera arriva l'estate, no? Cioè, abbiamo il fuoco dell'estate con una poesia di Sabino Velleca e Angelica Santaniello, tutti esseri solari, e l'opera in questo caso di Maura Balugani, un'opera che raffigura, come vediamo, il sole con all'interno questo albero che si manifesta, no? Il sole, la fiamma guizzante che arriva proprio dall'albero, dalla primavera. È questo albero che raffigura comunque sempre, come vediamo, il re e la regina, l'interiore e l'esteriore. Bellissima anche Maura Balugani. Maura Balugani che ho conosciuto durante una consulenza, e allora durante questa consulenza lei è un numero 7. Tra l'altro a Simona Ricci gli ho chiesto di fare l'opera, lei è un 4, albero 4, poi ci sono anche altri numeri, però insomma dico soltanto il primo di numero, albero 4. Maura Balugani invece è un numero 7, e 7 è il tramonto, è la bellezza, c'è una ricerca di bellezza allucinante. Quando ho fatto la consulenza insieme a lei, mi parlava, sì, che faceva l'artista, che disegnava quant'altro. Ho visto le sue opere, dopo che abbiamo fatto la consulenza sono rimasto veramente impietrito, delle immagini che sembravano fotografie, ecco, bravissima anche lei, veramente brava, brava, brava. E come vediamo qui, ugualmente per il fuoco, illumina. Ci sono parole chiave, il ruolo del membro della famiglia e tante informazioni che vanno a parlare proprio in questo caso del 9. Questo è il libro Chiudere 9 stelle. E poi domani, no? Andremo ad esplorare anche altre opere, altre persone meravigliose che hanno dato il loro contributo per questo libro del Chiudere 9 stelle. Devo staccare assolutamente perché vi consiglio in qualche maniera, una volta finita questa diretta, se potete andate sul canale di YouTube Border Nights dell'amico Fabio, e sarò ospite all'interno di un programma di Stefano Petrucci, e che dire, poi mi ritroverete a Border Nights all'inizio dell'anno con una puntata tutta dedicata alla numerologia. E Fabio è una persona meravigliosa,
generoso, gentile. Io ho fatto numeri anche a lui, perciò già si è palesato quello che i numeri già dicevano. Dai, spero che vi è piaciuta questa diretta fatta insieme, ancora tante, tantissime informazioni che ci sono utili assolutamente. Che dire, condividete questo video, mettete il like, logicamente sono sempre belle cose, gratificano, non vi dimenticate di gratificare, ok? Meraviglie, dai, 2 minuti di musica, un saluto e poi stacco. Senti, che omnia vincit amor. Ciao Patrizia Tazzi, ciao, grazie di essere stata qui. Ciao Luce, ciao Luce, ciao Paola Matta. Ciao Monica, ciao. Cinzia, Cinzia Carei, Giuliana, grazie, grazie di essere stati qui, grazie del vostro tempo, della vostra attenzione. Ciao Vanna, Rossella, ciao Rossella dalla Calabria, Alberto, un abbraccione, ci vediamo da Padova, sì. Antonio, ciao Antonio, un abbraccio anche ad Elisabetta. Sì, bravo, Fabio e Terra 2. Eh sì, infatti. 216 mi sembra. 216. Ciao Antonella, ciao Tamara, ciao Mariella, buona serata. Salutatemi la Calabria. Ciao Lacri, ciao Carlotta, Daniela, Daniela Valsiga dall'Umbria. Veniamo a trovarvi, te Paolo. Saremo un po' da voi tutti insieme, eh. Stacco tra pochi secondi, Maria Berica, ciao, bellissima, meravigliosa creatura che non sei altro. Mi fai stare bene soltanto a pensarti. Ciao Elisabetta, dai, stacco. Laura Giordano. Ci vediamo domani alle 19:15 per la quarta parte di questo 2024, che anno sarà? La quarta parte, continueremo ancora a parlarne. Ciao meraviglie, buonasera, buona serata e buon appetito.